Buongiorno a tutti amici, buona domenica. Non sono felice, sicuramente lo vedete, no? Ho lavorato fino ad adesso mi torno a casa. La notizia più brutta non è stata questa, però. La notizia più brutta è stata che sono arrivati i risultati degli esami di Leao e si parla di elongazione del muscolo lungo dell'adduttore della gamba destra. Quindi, secondo voi, con tutta la fortuna che abbiamo noi con gli infortuni, mercoledì ci sarà? Io, ma non ci credo, ma neanche un pochino. Non ci credo neanche un pochino. Quindi, se già era difficile con Leao, figuriamoci senza. Sono pessimista, sì. Sono disperato anche. Cioè, io non riesco a capire veramente quella persona lì che ci vuole male, eh? Perché veramente dite quello che cavolo volete, tanto non la dico. Però veramente la bestemmia è la cosa che mi fa stare più bene quando succedono queste cose qua. Perché davvero è una roba. Cioè, come fai a non bestemmiare? Come fai a non bestemmiare una roba del genere? Cioè, non è che dici si fa male. Cioè, è un discorso stupido il mio, quello che sto facendo. Cazzo ne so, si fa male Kier, così almeno gioca ciao. No, si fa male il miglior giocatore che c'è in Milan, vabbè. Quando nella partita che da 15 anni sarà la più importante della nostra storia, da qui a 15 anni. Sono veramente. Dovrei venire qua oggi a fare il video delle pagelle tutto contento, perché comunque è stata una vittoria importante. Invece niente, ve l'ho detto, c'è sempre qualcosa o qualcuno che ci rovina la festa. Veramente, quel bastardo lì, quel bastardo, eh? Io non lo nomino, tanto comunque è generico, è un bastardo, perché è un bastardo, non ce n'è di cose. Che veramente, guarda, mi girano troppo i coglioni, perché voi immaginatevi adesso gli interisti stanno già stappando le bottiglie. Gli interisti stanno già stappando le bottiglie, perché, tra virgolette, ci hanno anche ragione. Manca Leao. Come sono messi adesso, ragazzi, io temo. Cioè, non vengo qui a dire che vinciamo sicuramente, ce la giochiamo, sì, però cioè, manca il 50% della nostra squadra. E io sono convinto di questo. Io non vengo qui a dirvi no, ma andate tranquilli, giocherà Salemakers. Ragazzi, ma Salemakers al posto di Leao? Ma ragazzi, ma è. Non si può ascoltare una roba del genere. Non si può ascoltare. Salemakers o Rebic? Vabbè, preghiamo tutti quanti, incrociamo le dita. Cioè, io da ieri quando ho visto alzare quella gamba lì, che ho visto che ha iniziato a fare la smorfietta, ve lo giuro, non ho smesso di bestemmiare da ieri. Va bene, detto questo, passiamo alle pagelle di ieri. Pagelle, queste qua sono belle, queste qua sono pagelle meritate per i nostri ragazzi. Perché comunque la Lazio è la seconda in classifica, secondo me è uno scandalo, però per quello che si è visto durante il campionato è giusto che sia così. Però abbiamo visto ieri la Lazio, è vero, hanno giocato male, però cioè, quando giochiamo male noi è colpa nostra, quando giocano male gli altri è colpa loro. Quindi ci sono tanti meriti, perché comunque è stato merito nostro, anche se non hanno giocato questi qua. La classifica che per quanto riguarda il secondo posto adesso si accorcia. Siamo pieno ingorgo lì, siamo quinti praticamente. La Juventus, mentre io sto parlando, sta vincendo contro l'Atalanta. Diciamo che è un risultato che a noi milanisti fa piacere, perché comunque io, cioè veramente, se io non vado in Champions, se la Juve va in Champions, giuro smetto di seguire il calcio. Se la Juve dovesse arrivare terza, il Milan quinto, e la Juve non viene penalizzata e va in Champions l'anno prossimo, io prometto oggi 7 di maggio che non seguirò mai più il calcio. Quindi l'Atalanta fino a questo momento è ancora agli stessi punti della Roma, quindi noi abbiamo preso 3 punti sulla Roma e sull'Atalanta, due squadre che al quale il Milan è superiore, che ne dicano tutti quanti. Quindi adesso la corsa per la Champions dobbiamo farla sull'Inter, sulla Lazio e tra virgolette sulla Juventus. Comunque, passiamo alle pagelle adesso. Mike Maignan, anche ieri, porta inviolata, assist tra virgolette, perché comunque fantacalcisticamente parlando non sarà mai un assist quello di Maignan per Teo, perché Teo fa 70 metri palla al piede, quindi assist non lo è, però tutto parte da lui, l'intelligenza di questo portiere. Io gli do 7 non perché ha fatto il portiere, perché è un
è un portiere che c'ha questo qua, oltre ad essere un fenomeno tra i pali. Alla zucca. Perché lì non ci voleva tanto, sei 1-0, tieni la palla, stai tranquillo e fai scorrere i minuti. Lui invece ha visto Teo che si sgancia, poi Teo ha fatto il resto, quindi 7 per Mike Maignan. Calabria ieri è stato anche ammonito perché contro aveva anche Zaccagni, quindi è un avversario abbastanza scomodo. Io gli do il 6 politico per Calabria, cioè sinceramente ha fatto il suo, niente di particolare, il capitano, tutto in avanti non va mai Calabria, non vi aspettate mai una sovrapposizione da parte di Calabria perché non ne fa, però difensivamente è sicurissimo. Coppia centrale, Kier Tomori ieri l'ho visto alla grande, gli do 7 meno, non gli voglio dare 7 perché lo sapete quello che dico sempre su Tomori, quando gli dai i voti pieni lui dopo si gonfia e la partita dopo fa la cacata, la partita dopo non c'è bisogno che ve lo venga io a dire quale sarà. Simon Kier anche lui 7, lui 7 pieno, perché comunque tornare da un legamento e fare le prestazioni che sta facendo ultimamente quest'uomo qua è davvero tanta roba. Simon Kier secondo me è molto molto sottovalutato per quello che ha fatto in carriera, perché è un grandissimo centrale di difesa. 7 quindi. Poi adesso passiamo al migliore in campo Teo Hernandez per il gol, per il resto perché comunque difensivamente è diventato un mostro, io gli do 8 più. Il gol è bellissimo, tutti dicono più bello di quello con l'Atalanta, per me no, perché comunque come importanza quello dell'anno scorso con l'Atalanta ci ha fatto veramente volare sopra il cielo. È vero che ha tirato un missile poi dopo alle spalle di Provedel, però io 8 più gli do a Teo, perché davvero poi là, quando balla, cioè è speciale in tutto Teo, è speciale in tutto, quindi 8 più. Tonali, un altro che si poteva giocare la palma di migliore in campo, però col Teo di ieri era difficile per tutti, gli do 7,5 a Sandro Tonali. Cioè io, come dicevo ieri, è un polmone, gioca sempre 90 minuti, non ha mai un problema. Non ha mai un problema che qualcuno mi ascolti, quello che io bestemmio sempre, giustamente anche. Non ha mai un problema, gioca 90 minuti. Ieri, quando è uscito Teo, gli ha fatto 10 minuti, un quarto d'ora da capitano. Ha fatto dei numeri a centrocampo spettacolari, Tonali, quando vuole è veramente dominante. Nonostante fisicamente non sia una belva, però quando vuole è veramente dominante. 7,5 quindi. Krunic, a Krunic gli do anche lui 7 meno come Tomori. Lo sapete quello che penso su Krunic, ha fatto il suo, nell'ultimo periodo sta giocando bene, sta facendo vedere di essere un centrocampista molto 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 affidabile. 7 meno per Krunic, nient'altro da aggiungere. Leao ovviamente senza voto. Salemakers ha giocato una gran bella partita, 6. Non voglio dare un altro 7 meno, sennò sono ripetitivo. Gli diamo 7 meno meno, dai. A parte gli scherzi, quando è entrato Lazzari, voglio dire, ha fatto vedere che comunque l'uomo lo può anche saltare Salemakers. Il problema di Salemakers è che il dribbling ce l'ha anche. Poi dopo, quando dribbla la prima persona, o si intestardisce o fisicamente non riesce a galoppare per essere imprendibile. Ieri tutto sommato ha fatto una gran bella partita, 7 meno meno glielo do. Basta, Salemakers a posto così, siamo a posto così e te. Un'altra grande prestazione è stata fornita da Ismail Bennacer, da numero 10. Bennacer era quello il suo ruolo. Io me lo ricordo nelle giovanili dell'Arsenal, me lo ricordo, lui era proprio il numero 10. Fatto e finito. Poi dopo è venuto in Italia, anche all'Empoli ha giocato da numero 10, però poi quando è venuto al Milan l'abbiamo visto sempre solo come mediano. Bennacer, se viene messo in quella posizione lì, io arrivo a pensare che sia meglio di Brahim Diaz. Voi scrivetemelo voi nei commenti se siete d'accordo con me. Secondo me Bennacer da numero 10 può performare meglio di Brahim Diaz. Su questo sono straconvinto. Voto per Bennacer 7,5. Pieno. Perché oltre a quello dà molta mano dietro, non si scorda le sue origini. Gran gol, assist di Giroud, ma gran gol suo, che comunque
l'aveva tra virgolette ciccata, ma la palla prende quel rimbalzo lì e fa praticamente un semipallonetto a Provedel. Gran bel gol, secondo in campionato se non vado errato. E Bennacer è un centrocampista che, come lo ripeto un'altra volta, se viene messo da numero 10, secondo me può avere anche 7-8 gol a campionato nelle gambe. Chi è rimasto? Giroud. Giroud 6,5 per l'assist, per il resto non fa nient'altro. Non voglio criticarlo mai Giroud, perché è una persona che io abbraccerei, nonostante quando era arrivato io lo seguivo negli anni dell'Arsenal e del Chelsea, non è mai stato un attaccante che a me ha fatto impazzire. Intanto qua siamo già a 10 minuti, 6,5, però manca il gol, speriamo che se li sia tenuti per altre occasioni più importanti. Ricordiamoci del 5 di febbraio dell'anno scorso, Oli. Poi è entrato bene anche Malik Chow, ve l'ho detto anche ieri, io a Malik gli do 7 pieno, perché non mi viene neanche voglia di definirlo un panchinaro. 7, cioè proprio Immobile l'ha puntato due volte, non l'ha mai saltato, ma manco per sbaglio. A me Chow è veramente un difensore che piace tanto, ma poi lo si vede, è elegante, cazzuto, grintoso, roccioso, è un difensore veramente completo. È entrato anche Kalulu al primo tempo per Calabria Munito. Kalulu ieri ha fatto una bella prestazione, nelle ultime uscite aveva fatto abbastanza cacare, si può dire. Pierino, sei un mio idolo, ma uno dei miei giocatori preferiti di questo Milan. Ieri ha fatto una grande prestazione, più di 6,5, però non mi sento di dartelo. È entrato Rebic e siccome non segna dal 15-18, ha visto che era in fuorigioco, ha voluto provare la sensazione di sentire San Siro che strillava il suo gol. Fuorigioco nettissimo. E però è entrato con la voglia giusta. E questo è il Rebic che quest'anno ci è mancato veramente tanto. È un Rebic che negli anni passati, quando non c'era Leao, tu lo mettevi, Leao lo facevi riposare, lo facevi rifiatare e andavi tranquillo, dormivi sonni tranquilli. Invece quest'anno Rebic è stato un nostro punto debole. Per il resto non mi ricordo chi cazzo è entrato poi dopo. Non me lo ricordo. De Ketelaere non è entrato. Anche qui sul 2-0 hai tolto Teo, potevi togliere anche Bennacer per fargli fare 10 minuti a De Ketelaere. Ragazzi, queste erano le pagelle. Fatemi sapere voi, per voi, chi è stato il migliore in campo. Ditemi se siete d'accordo o meno sulle mie pagelle. Mi raccomando, il like, condivisione, l'iscrizione al canale, perché ci siamo un attimino fermati nelle ultime negli ultimi giorni. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, sempre forza Milan, forza Rafa, mi raccomando, riprenditi. Un bacio a tutti e a domani.